Ciao a tutti. Allora, finito adesso di analizzare tutto il materiale raccolto durante le indagini di ieri a Borgo Franco di Ivrea, che ho fatto con Stefano. Ci sono stati dei risultati molto interessanti, purtroppo anche dei problemi, qua con la strumentazione. Stefano ha avuto problemi con la videocamera, con la fotocamera, che erano carichi e a un certo punto dopo neanche 10 minuti si sono spente, quasi spente del tutto. Questa casa è casa da reggente, l'abitazione del 1800, abitava una donna, aveva la donna di comunicare con i defunti. E la gente del paese andava da lei appunto per poter comunicare un'ultima volta con i loro carissimi. Avevano tutti questo piaceva. E l'hanno bruciata lì. Adesso tra 1 o 2 settimane ci sarà il video che abbiamo fatto. E chiedo scusa per l'attesa, ma purtroppo ci sono vari impegni e quindi dovremo ritardare un pochettino la pubblicazione di questo video. Voglio far vedere una cosa. Allora, questa donna era stata bruciata dentro la sua casa perché è ritenuta una strega, un'eretica. Le streghe hanno un simbolo ed è questo, una stella a 5 punte, dove la prima punta rappresenta l'etere, lo spirito, le altre 4 invece 4 elementi, acqua, aria, terra, fuoco. Simbolo normale, una cosa non naturale per queste persone, che non fanno niente di male, al contrario dell'ignoranza della Chiesa, soprattutto in passato. Purtroppo dopo, nel 1800, 1980, scusate, alcune persone hanno fatto delle messe nere in questa casa, usando il loro simbolo, che è questa stella. Questa è la stella, la prima stella che state vedendo, scusate, è quella della Wicca, della strega, come vi ho detto prima. Ed è questa qua, come vedete. Questa invece è la stella satanica, una stella sempre a 5 punti però girata al contrario, molto inquietante con un animale dentro. Cosa hanno fatto queste persone? Hanno fatto le loro messe dentro la casa, e hanno costruito il loro simbolo ma non dentro la casa, ma di fuori. Guardate, questo è ciò che hanno fatto loro. Come potete vedere, questo qua è il bosco di Borgo Franco. E questo simbolo è quello satanico, è una cosa impressionante. La cosa più paurosa è che questa casa si trova proprio al centro di questa strada, come state vedendo. Bene, adesso vi lascio dagli audio, ma prima voglio dire una cosa ancora, scusate. Stefano tempo fa è andato in questo bosco e ha trovato su 5 alberi ben distinti 5 maschi, quelli che hanno usato questi satanisti, appunto formando questa stella gigantesca che vi ho detto prima. Bene, adesso vi lascio gli audio, agli EVP, sono 6 EVP, mettete le cuffie, ascoltate con molta attenzione e ci vediamo poi la prossima indagine. Ciao, e ancora grazie a tutti. Yeah.